Mister, meglio giocare venerdì dopo aver magari accumulato un po' di rabbia nell'ultima partita per il risultato più che per l'andamento e per la prestazione, o preferivi avere più tempo per poter sbollire? No, beh, cambia poco. Mi dispiace soltanto per Pickel che è arrivato soltanto ieri sera e quindi magari poteva avere gambe due allenamenti con noi e c'era la possibilità magari di poterlo reinserire dentro a questo contesto. Praticamente è stato fuori un mese e mezzo, poco più. E quindi a memoria vado sull'ultima prestazione che aveva fatto col Modena, al di là dei gol che aveva fatto, ma veramente ha fatto una prestazione, era in un momento di forma importante. Però siamo contenti che è arrivato nelle prime quattro, ha un morale positivo, quindi questo è sicuramente una risorsa in più per noi. Prego, Nicolò. Allora, come sta Jundal? C'era stato detto che sarebbe stato fuori precauzionalmente solo a Lecco, ma invece non ha giocato neanche contro la Reggiana. Si vedrà. Assolutamente sì, tra l'altro avevamo per toglierci ogni dubbio fatto degli altri esami. Questo succede a ragazzi così giovani che non conoscono magari il proprio corpo e quindi pensano magari possa essere qualcosa di più importante, poi effettivamente avrebbe potuto giocare domenica scorsa, però quello che sentiva non lo faceva appunto sentirsi al 100% e quindi giustamente in base alle sue sensazioni abbiamo pensato di non rischiarlo. È disponibile per domani e quindi sarà della partita. Prego Simone. Mister, sul discorso difensivo tornerà di fatto, diciamo, la difesa titolare della Cremo, ci sarà Ramanelli, c'è Bianchetti, stanno tutti bene, c'è solo Tuia di fatto che non è ancora Sì, l'unico è disponibile. Tuia, per il resto sono tutti disponibili. Giorgio. Parliamo dell'Ascoli. L'Ascoli è una squadra che in casa diventa pericolosa perché usa l'aggressione, usa il pressing totale, si chiude spesso e volentieri, le squadre castorie le conosciamo. Ecco, quindi che tipo di partita ci si aspetta da ogni sera? Molto, molto, molto complicata. Al di là del discorso difensivo, che chiaramente Castori è un maestro nel dare un'identità così forte alle proprie squadre, però credo che hai fatto la giusta considerazione. È una squadra che non soltanto in casa è aggressiva, perché anche la partita che ha fatto Catanzaro è stata una partita straordinaria sotto l'aspetto difensivo, andare in avanti, in aggressione, e troveremo una squadra difficile, quindi molti duelli a tutto campo, e quindi dobbiamo essere ancora più bravi se vogliamo eludere questa pressione, questo pressing asfissiante. E al contrario, poi dobbiamo assolutamente portare in campo anche la nostra aggressività, la nostra capacità di andare a vincere i duelli, perché anche in fase offensiva sono pericolosi. Gigi? Sì, stando sull'Ascoli, è vero che è cambiata anche la Cremonese, era la tua gara d'esordio con Lozzini, non avevi ancora preso in mano la rosa, forse non conoscevi ancora bene, non avevi ancora cominciato quel grande lavoro atletico, oggi però è una Cremonese che, leggendo i dati che abbiamo messo anche in settimana, nella propria tre quarti non perde mai palloni perché appunto comincia a giocare molto oltre la propria tre quarti, quindi è una Cremonese completamente diversa. Io come succede spesso, è il tempo, è il lavoro che poi ti dà la possibilità di dare un'identità così forte. Io credo che la squadra dimostri ogni settimana sempre più quella che è la nostra idea di stare in campo, di proporre il calcio, di dominio sull'avversario. La partita di sabato scorso con la Reggiana, secondo me, è l'emblema di quello che la squadra può fare e come fare in campo. Ci manca l'unica cosa che è il gol, che fa la differenza. Prima parlavo della prestazione di Pickel con il Modena. Modena è stata sicuramente una prestazione importante,
abbiamo fatto 4 gol, ma non è stata così positiva come la partita con la Reggiana sabato. Con la Reggiana siamo arrivati praticamente 12 volte a trovare un'occasione, 6 volte davanti al portiere, dentro l'area piccola con un nostro attaccante. Siamo stati fortissimi nella pressione nella metà campo avversaria. Peccato davvero, ma sicuramente è una squadra che dimostra un'idea forte sul campo e chiaramente bisogna migliorare. Mi dispiace dire così perché è una partita, è una squadra che mostra certe qualità sul campo, dire che può ancora migliorare in certi aspetti è faticoso, ma è la realtà, perché in base a quello che creiamo non riusciamo a finalizzare. Grazie, ripartiamo da Fabrizio. Ecco, mister, è ovvio, l'hai toccato tu l'argomento, ma è ovvio che il fatto che Vasquez abbia segnato un gol fino a questo momento risulta, tra virgolette, un problema. È la seconda, tra virgolette, punta, uno dei giocatori offensivi di inserimento. Come valuti questa cosa? È un problema che lui sente? È una cosa che... perché domenica ha avuto, scusa, l'ultima partita ha avuto 2 buone occasioni. 5 palle gol ha avuto, dentro l'area piccola. Vabbè, insomma. 5 palle gol. Quindi è un po' il momento di sofferenza? No, suo, no, 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 ma lui deve assolutamente continuare così, perché poi nell'economia del gioco è un giocatore che penso non abbia nessuno nella categoria, perché ha tempi di gioco e se vado un po' a memoria... mi avevi chiesto Vasquez all'inizio, sì, appena sì, cominciato a sì, lavorare sì. Qua, ma Vasquez va piano, tocca tanto la palla, io invece lo avevo giustificato col fatto che la squadra andasse piano, esatto. E quindi lui ha nella capacità di servire i compagni, nella capacità del suo gioco, una gestione che fa un altro sport. È chiaro che mancano i gol, perché sicuramente mancano i suoi gol. Domenica, sabato scorso, è stata la fotografia di quello che potrebbe essere, perché comunque un giocatore che lavora tanto per la squadra, che arriva 5 volte dentro l'area piccola, 5 volte, perché i 2 tiri del secondo tempo, il colpo di testa, il tiro da destra rimpallato e il recupero di Marcandali su di lui il primo tempo, sono 5 palle gol. Mi viene nervoso, spero che venga anche a lui. Non sembra, ecco. Non sembra, però è un caratteriale. E quindi sì, è vero, ci mancano i numeri da parte di qualcuno, però non posso dire niente sulle prestazioni. Prego. Contro la Reggiana abbiamo visto una catena di destra, tra virgolette, inedita con Sernicola, Braccetto e Gianni Macchia sulla sua fascia forte, Gianni Macchia che poi oltretutto pronti via ha fatto il cross per coda e si è reso pericoloso ancora. Pensa di riproporlo, magari non subito, ma un domani, o Gianni Macchia sta a sinistra? No, allora, il problema di Gianni Macchia, se mai ci fosse un problema, è quello di sterzare continuamente e mandare fuori tempo i compagni. Lo sa, ci scherziamo sopra. E domenica ha messo questa palla straordinaria a Kuder. Deve fare la stessa cosa a sinistra. Per me Zani Macchia a destra fa i cross, a sinistra fa i tiri e i cross. Potrebbe fare tiri e cross. Poi detto questo, potrebbe succedere che Sernicola gioca a sinistra e Zani Macchia a destra. Può succedere tutto, hanno qualità importanti per poter giocare in entrambe le fasce. Sicuramente è un'opzione da prendere in considerazione. Grazie, Arrighi. Mister, sul centrocampo le chiedo l'importanza di un giocatore come Abrego in questo momento, che può fare un po' da equilibrista in una formazione che ha tanti giocatori offensivi in mediana, e se nella sua idea comunque tattica di questa Cremonese c'è quella di una mezzala più di battaglia, da qui anche il ritorno di Pichel diventa fondamentale. Sì, no, non lo so, è il campo, è l'allenamento, non escludo neanche il fatto di poter giocare con i mezzali Vasquez e Jonsen o Jonsen e Falletti, dipende sempre quello che è la risposta sul campo rispetto alla proposta. Mi è piaciuto molto Jonsen anche da quinto
e bisogna considerare che Jonsen era la prima volta che lavorava con noi in quel ruolo e con pochi allenamenti, quindi con poche conoscenze, con tutte le giustificazioni del caso. Ho sentito, ho letto nel post partita che poteva essere un ruolo un po' condizionante nei suoi confronti. Io dico che il secondo tempo lui si è centrato troppo rispetto a quello che poteva fare e la qualità del suo gioco, stando molto sulla riga, lo ha portato a essere più importante. Ricordo anche un tiro nel secondo tempo, venendo dentro al vertice dell'area grande, che è vero che non ha preso la porta, però ha determinato l'uno contro uno. Questo non toglie il fatto che possa giocare mezz'ala o anche tre quarti. Ho la fortuna di allenare giocatori talmente bravi e con caratteristiche che possono fare tanti ruoli, quindi vediamo di domenica in domenica. Ecco, in questo momento del campionato, nel quale le diffide sono tante, ecco, e le partite diventano sempre più importanti, vale la pena guardare le diffide oppure no? No, non mi cambia. Oggi devo dire che la squadra nella sua completezza, la rosa nella sua completezza, ha giocatori validi, quindi facendo finta di una sostituzione o facendo finta di una soluzione per scelta tecnica, qualcuno starà fuori, qualcuno giocherà. La prendo in questo modo perché penso che poi, nonostante le squalifiche o qualche infortunio di poco conto, le assenze non sono state condizionanti dal mio punto di vista. Chi è entrato, chi ha giocato, ha dimostrato di saperci fare. Anzi, aggiungo pure che in questo finale di stagione, in questo proseguo di campionato, c'è qualcuno che ha migliorato nelle conoscenze, la capacità di stare dentro questa squadra, e quindi ci sarà la volta che, al di là della squalifica, ci sarà davvero da parte mia anche la possibilità di fare iniziare uno piuttosto che un altro. Prego. Io mi voglio chiedere, ultimamente segna sempre solo Massimo Coda, è cambiato qualcosa più nell'atteggiamento degli avversari o più nel modo di attaccare della Cremonese, secondo te? In che senso, scusami? Nel senso che prima era una squadra un po' più politica, nel senso che quando Coda si è preso la sua pausa, ricordiamo dal derby di Brescia fino a Spezia, si è preso, diciamo, un momento di pausa, però segnano gli altri, picche, colloquio, eccetera. Adesso nel ritorno ha segnato spesso solo Massimo, ma volevo chiederti, è solo perché gli avversari sono molto più chiusi, abbiamo visto 5 partite con avversari che non passano a metà campo, ma neanche a morire, o è perché la Cremonese attacca in modo diverso, o sono cambiati un po' gli interni? No, me lo dovete dire voi se la Cremonese attacca in modo diverso oppure no. A me sembra che la Cremonese attacchi allo stesso modo, anzi ancora più incisivamente ad attaccare la porta. Adesso facevo poco fa, facevo l'esempio di Vasquez, 5 palle gol così, poteva sicuramente fare gol. La palla di Locosvili di testa poteva fare gol. La palla di Coda a Falletti dentro l'aria a 0 metri poteva fare gol. Il gol annullato a Falletti era sicuramente un altro elemento da portare nello score dei marcatori. Cioè io non vedo grossi problemi in questo senso. Massimo deve continuare a fare gol, questo a prescindere. Mancano i gol degli altri, ma come vedete le occasioni sono da 0 metri, quindi non è che la squadra non arriva. Grazie. Avete altre domande? Io avevo solamente una curiosità, visto che la Cremonese è stata coinvolta più volte e tutte le volte mi sembra in modo negativo sulle questioni arbitrali. Non ti chiedo di entrare negli episodi ma ti chiedo cosa ne pensi su quello che aveva detto Mourinho del fatto che il calcio si sia trasformato in un calcio televisivo, che abbia un po' rovinato quello che è la sua, diciamo, il suo modo di essere in realtà. Ecco, se sei d'accordo sui rigori televisivi, il gol annullato a Falletti senza il VAR è impossibile da annullare, e credo anche col VAR, però questa è un'opinione personale, certo tutti i contrasti si tocca anche l'uomo, perché sennò non sarebbe calcio. No, allora non entro in merito e credo che il VAR sia una risorsa assoluta. Mi dispiace che poi non è così oggettivo come dovrebbe essere. Perché live il fallo di Castagnetti non è mai fallo, perché tocca la palla, poi il fotogramma che evidenzia la calpestata sullo stinco
come poi vi ho detto, perché mi sembra che fosse stata la tua domanda, no? Non avevo visto il fallo di Marcandali e l'avambraccio di Marcandali. Per me è avambraccio, ma tutta la vita. Non solo per quelli. No, ma non credo che poi noi potessimo essere o possiamo essere di parte a valutare una cosa così oggettiva. Poi la valutazione purtroppo è lì. Mi dispiace che sul campo le cose magari possono andare in un certo modo, poi magari si rivelano diversamente. Ma reputo davvero, lo dico con la massima sincerità e obiettività, il VAR per me è una assoluta risorsa.